tra virgolette, a mani basse dell'Entella, al via Giuttirina di Arzachena. No, per niente. Una trasferta difficile contro una squadra che ha giocato molto aggressiva, molto sulle seconde palle, ci ha reso la vita veramente complicata in un campo proibitivo, tra virgolette, perché comunque in un campo che non ti fa giocare in maniera fluida, ma lo sapevamo. Quindi abbiamo fatto una partita molto aggressiva, ribattendo colpo su colpo. Abbiamo molto lavorato sulle seconde palle e sulla verticalizzazione immediata e loro lì hanno sofferto un po', ma dopo il vantaggio hanno ripreso la partita e quindi abbiamo dovuto ricominciare un po' il tutto. Siamo stati poi molto bravi, ripeto, spesso a verticalizzare, ad essere molto aggressivi un po' come loro. Poi alla fine del primo tempo la partita si è messa bene, nel secondo abbiamo gestito molte situazioni, anche se loro spesso su palla lunga ci hanno messo un po' in difficoltà. E poi la tua rete del 4-1 ha chiuso definitivamente la partita, ma non è stata una partita facile sicuramente. Al di là di quello che dice il punteggio, comunque l'Entella ha concesso molte occasioni da gol all'Arzachena. Sì, oggi dietro abbiamo un po' sofferto questa palla lunga, ci siamo alzati a volte quando non dovevamo farlo e soprattutto abbiamo dato modo a loro di lavorare profondi senza avere contrasto a metà campo, quindi quando hanno fatto questo ci hanno messo in difficoltà, abbiamo commesso qualche errore, qualche svarione che su questo campo ci può stare, e di contro non sono stati precisi a volte gli attaccanti dell'Arzachena, a volte il nostro portiere è stato bravo. In questa missione Gallura provi un pochino a leggere all'interno della sfera di cristallo la prossima gara che vi vedrà impegnati alla Bruno Nespoli contro l'Olbia, Olbia che ha perso 3-2 a Busto Arsizio contro la Pro Patria dopo essere stata in vantaggio 2-1. Beh, è una trasferta difficile anche questa, in campi temibili, soprattutto nel giro di ritorno, le squadre soprattutto che si devono salvare daranno sempre qualcosa in più e dobbiamo stare molto attenti, noi andiamo alla ricerca sicuramente dei 3 punti, ma dall'altra parte troveremo una squadra anche arrabbiata dal risultato odierno, visto che comunque ho saputo che vincevano 2-1 e solo negli ultimi minuti hanno subito il 3-2, quindi sarà una partita difficilissima, un po' come quella di oggi. Noi dobbiamo sicuramente continuare il nostro cammino e non fermarci, sapendo che ogni partita sarà dura e difficile, quindi vedremo quello che succederà mercoledì. Che cosa teme particolarmente dell'Olbia? No, io temo sempre da tutte quante le squadre che non siano in giornata positiva, nel senso che dobbiamo avere la capacità di offuscare le loro situazioni migliori e cercare di fare il nostro gioco. Dall'altra parte loro cercheranno sicuramente di non far fare a noi il nostro gioco e ribattere sia in ripartenza, ma loro anche lì davanti hanno giocatori importanti, sia di qualità che di quantità, e giocatori abbastanza fisici, quindi sarà una partita anche questa qui abbastanza fisica.